Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo momento mi trovo in un centro di meditazione yoga nella foresta del Guatemala, quindi ben lontano da qualsiasi palestra oppure luogo abitato. Quindi ho pensato di farvi vedere quali sono gli allenamenti che faccio quando non ho una palestra a disposizione. Questo allenamento è perfetto da fare in viaggio oppure anche a casa e l'unica cosa che vi serve sono degli elastici che io consiglio e uso personalmente perché aggiungono un pochino di carico agli esercizi. Certo, non sono i pesi della palestra, però è un buon compromesso, insomma. E poi li uso già da un anno ormai e mi ci trovo molto bene e costano veramente poco. E se volete vi lascio il link per acquistarli qui sotto, li ho presi su Amazon a pochi euro, quindi sì, dateci un'occhiata, secondo me sono un buon investimento. Questo allenamento gambe glutei è formato da 10 esercizi, però potete giocarci un po' come meglio credete, in base a quanto tempo avete e alla vostra forma fisica, insomma. Quello che potete fare è, la prima opzione per esempio, è ripetere gli esercizi in fila uno dietro l'altro per 3 volte come un circuito. E questa secondo me è l'opzione che richiede meno tempo e se siete all'inizio è perfetta. Se invece volete un allenamento un pochino più strong, potete fare 5 serie di ogni esercizio, dalle 5 alle 7 se volete essere più hardcore, e anche qui vale sempre 10-15 ripetizioni. Sono 10 esercizi in tutto e l'undicesimo è di bonus se avete una fitball a disposizione. Io qui per fortuna ce l'ho e quindi è un esercizio per i femorali che faccio spesso anche a casa. Quando facevo esercizi a corpo libero prima di iniziare l'allenamento con i pesi avevo una fitball a casa e mi ci trovavo molto bene, quindi se pensate di allenarvi a casa è un acquisto veramente economico che consiglio. Oggi io farò 5 serie di ogni esercizio con 45 secondi, un minuto di pausa tra una serie e l'altra e un minuto e mezzo di pausa tra un esercizio e l'altro. Farò 15 ripetizioni per esercizio. Quindi andiamo subito a vedere gli esercizi. Ah sì, mi sono dimenticata di dire che prima di iniziare il circuito consiglio di fare un po' di stretching e un pochino di riscaldamento, bastano 5 minuti. E così anche alla fine, un pochino di stretching non fa mai male e aiuta a far recuperare i muscoli più velocemente, quindi mai trascurare lo stretching. Questi qua sono gli elastici e sono di colori diversi in base alla durezza. Io adesso uso la banda elastica nera, che è quella più dura, scritto qua extra extra heavy, però in base al vostro livello, in base al carico che volete dare, potete scegliere le bande elastiche di diversi colori. E il primo esercizio è un sumo squat con l'elastico. Il secondo e il terzo esercizio sono dei lunge e il secondo esercizio è un lunge normale, ovvero in avanti, e faccio 10 ripetizioni per gamba, mentre il terzo esercizio è un reverse lunge, ovvero un lunge all'indietro, e anche qui faccio sempre 10 ripetizioni per gamba. Il quarto esercizio è un lunge laterale incrociato e adesso vi faccio subito vedere come si fa. E in linea generale quello che faccio io è gli esercizi in cui devo cambiare gamba, quindi devo fare prima una gamba e poi l'altra, faccio 10 ripetizioni, mentre gli esercizi tipo lo squat, che in cui non devo cambiare gamba, in cui è solo un esercizio, faccio 15 ripetizioni. Questo è quello che faccio io solitamente. Quindi sì, di questo faccio 10 ripetizioni per gamba per 5 volte, così come tutti gli altri. Il quinto esercizio è un hip thrust, ovvero un ponte con l'elastico sopra le ginocchia e un'apertura laterale. Non so come spiegarlo meglio a parole, quindi guardate il video.
Il sesto esercizio è una variante sempre del ponte, però con una gamba alzata e con anche la postura, la posizione diversa, cioè ci si tiene alzati sulle spalle, sulle braccia. E qui l'importante è cercare di andare il più su possibile con i glutei, arrivare a una sorta di orizzontalità totale del corpo. I prossimi tre esercizi sono tutti e tre con gli elastici e il primo di questi tre è uno slancio dei glutei verso dietro, verso l'alto. Il secondo è uno slancio laterale, mentre il terzo è un'apertura laterale delle ginocchia, che quindi lavora sulla parte esterna del gluteo e della coscia. L'ultimo esercizio, prima di quello bonus con la fitball, è una specie di granchio che fa squat, ovvero è una camminata laterale in una posizione di semi-squat, però quindi non totalmente giù, con l'elastico. È abbastanza tosto, per cui io faccio solo tre serie, anche perché alla fine dell'allenamento sono già abbastanza cotta. Io faccio tre passi da una parte e tre dall'altra e lo ripeto per 10 ripetizioni, quindi in totale sono 30 passi da ogni parte, però se a voi va meglio due o fare meno serie, insomma, vedete come vi viene meglio a voi. Questo è l'ultimo esercizio per davvero, lo giuro, ed ecco la fitball e lavora sui femorali. Eccoci qua alla fine del nostro allenamento, non dimenticatevi di fare stretching perché è importante. E se questo video vi è piaciuto mettete un pollice verso l'alto e se volete altri video come questo con magari workout total body o per la parte superiore del corpo fatemelo sapere nei commenti. E se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale perché altri workout da fare a casa oppure in palestra arriveranno molto presto. Un bacio!